twin. Reality and fantasy, that's so dark. Sono riuscita a trovare altri due protagonisti di quello che sarà lo spettacolo di questa sera a Rosmini e loro sono Giacinto ed Elena, la banda dei matti. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti e due, la banda dei matti, ma proprio così, ma perché? Ma anche perché noi siamo nati nell'84, quindi ci siamo appena conosciuti e abbiamo cominciato a fare del teatro, andando negli ospedali, negli istituti geriatrici, negli educandati, anche nelle carceri. Abbiamo fatto veramente un bel percorso per 20 anni e quindi ci siamo sempre divertiti, abbiamo fatto di tutto, quindi matti perché amiamo il teatro e non il cabaret, detto un po' così sembra un po' brutto, però siamo più vicini a un teatro comico, alla Staleolio, piuttosto che alla Totò e Peppino, quello che a noi piace, ecco. Lei, siamo sempre buttati in questa direzione. Lei è tua moglie che è visivamente proprio tranquilla, sì. Non è assolutamente emozionata. Elena, solo una cosa, dai, voi siete moglie e marito, l'hai conosciuto proprio in questo contesto, lo conoscevi prima? L'ho conosciuto in questo contesto, sì, anzi, lui con altre persone doveva mettere in piedi un gruppo di teatro, io avevo già con un altro ragazzo recitato ovunque e niente, ci siamo trovati lì e abbiamo costruito poi questo gruppo che poi è durato 20 anni. 30 anni? 30 anni, sì, con l'altro ragazzo, 30 anni. Quando si litiga tra moglie e marito, come si fa quando si fa lo spettacolo? Si fa lo stesso, poi fuori dalle tende non ci si parla, ma dentro sì, si fa lo stesso. Stasera il pubblico dei Rosmini vedrà Un weekend da Pellegrini, è uno spettacolo che avete già proposto altrove, cosa vedranno? Ma è una storia un po', forse un luogo comune dal punto di vista, perché io parlo in calabrese, che sono un po' della mia zona. Anch'io sono calabrese, sì. E quindi io parlo un po' così, che sono un po' così. Lei è teronico, cioè io sono teronico, invece lei è praticamente austro-ungarica, perché è veneta e lombarda. Quindi, e c'è questo contrasto tra due mondi che forse magari diamo tutto per scontato, però c'è ancora molto da dire e molto anche da proporre, secondo noi. E quindi questo è uno spettacolo che noi proponiamo, Weekend a Pellegrini. Dopo 25 anni di matrimonio decidiamo di fare una gita, un viaggio. E quindi ci aggreghiamo all'oratorio, che così è più semplice, e si va a Lourdes. Sono un po' quelle vacanze che uno dice sì, vado a fare il pellegrinaggio, però è un modo anche per uscire. Se è un po' un turismo religioso, tra virgolette. E quindi noi ci mettiamo in questa cosa. Poi è sempre un grande rispetto. No, la religione poi non si tocca, per niente. La religione proprio non viene toccata, anzi c'è un grande rispetto riguardo a questa cosa. Però ci divertiamo tra di noi, poi c'è Max che si diverte moltissimo. Infatti l'incontro con Max com'è stato? Vi conoscevate da tempo? Lui vi ha conosciuto in qualche contesto particolare? Ma noi già nell'85-86 ci siamo incontrati, perché lui ha preso la strada del cabaret e noi abbiamo preso la strada del teatro. E ci siamo incontrati dopo 30 anni, ora della fine. In questo modo lui si diverte con noi, noi ci divertiamo con lui, quindi è proprio uno scambio di amicizia, ecco. No, non si può dire di lavoro, però di amicizia sì, perché ci conosciamo tanti anni. Lui poi è molto gentile perché ci dà una mano, quindi meglio di così. L'abbiamo incontrato prima, è vero. Prossimi appuntamenti con Weekend a Pellegrini dopo Rosmini? Beh, domani siamo a Varese e poi siamo a Lonate Pozzolo il 5 aprile. E poi penso che finiamo, perché lui poi ha i suoi impegni e quindi parte per la sua storia, diciamo. Anzi, noi gli facciamo gli auguri, visto che ha avuto questo grosso problema col suo gemello, e quindi noi gli facciamo proprio un in bocca al lupo, perché è un grande artista ed è giusto che vada avanti così. Giacinto e Elena, due dei protagonisti dello spettacolo di stasera, Weekend a Pellegrini, Teatro Rosmini. Grazie ragazzi, no, buono spettacolo non si dice, e in bocca al lupo, e poi si dice un'altra cosa che non si può dire. Ecco. E diciamola. Ok, va bene, merda. Grazie a voi. Reality and fantasy, that's all dark.